Un caro saluto agli ascoltatori di BlaBlaCar. È un po' di tempo che non siamo in rete perché sono andato alle isole Cayman a portare i miei miliardi nelle mie decine di società offshore, come fanno tutti gli industriali, o quasi naturalmente, nel mondo intero. Le tasse non si pagano, così dicono, e così ho fatto anch'io decine di miliardi, li ho messi lì, ho aperto tante società, scatole cinesi, dove faccio girare detassati i miei soldi, i miei guadagni, altro che evasione fiscale col POS. Bene, ed è proprio di queste cose, del POS, di questo governo, del tetto a contanti, che parleremo in questo video. Voi sapete che il Consiglio dei Ministri ha chiuso la legge di bilancio concordando tutti i provvedimenti, quindi l'innalzamento del contante, l'utilizzo del POS. Si parlava addirittura di 60 euro, cifra sotto la quale non potevi utilizzare il bancomat o la carta di credito. Si parlava di flat tax, eccetera, eccetera. Non facciamo l'elenco. Ah, beh, delle pensioni, naturalmente, devo dirlo questo. Sapete che dovevamo avere tutti noi pensionati, quelli che prendono meno di 1000, che prendono 500 euro al mese o poco più, prenderne 1000, e invece non è così, come sapete, come ho già detto in un altro video. Ma cosa è successo? Si pensava che, avendo la maggioranza alla Camera e al Senato, questo governo riuscisse in breve tempo, prima di Natale, ad evitare l'esercizio provvisorio ed approvare la legge di bilancio 2023. Così non è, cari amici, perché si sente anche stamattina nelle TV, insomma, si legge anche sui giornali il rischio dell'esercizio provvisorio. Ma questo perché è successo? Visto che questo governo di pifferai magici aveva già mandato a Bruxelles l'impianto della legge di bilancio, ricevendo un plauso, a parte appunto, caso strano, il problema del tetto a contante, perché come sapete l'Italia è un paese di evasori, e la flat tax sulle pensioni, insomma, su quei, il tetto a contante, eccetera, eccetera. Ma tanto la signora Meloni aveva garantito, saltando come una gallinella da una TV all'altra, che non c'erano problemi, che la legge di bilancio italiana era la migliore di quella presentata dai vari governi che una volta erano nazionali e sovrani. Oggi non è più così, naturalmente. Tutti i governi, compreso quello italiano, sono gestiti da entità sovranazionali, dalla Commissione Europea, vera padrona degli Stati, non dal Parlamento Europeo, che non conta un cazzo, dalla BCE, quindi, che tramite la Banca d'Italia, mano lunga in Italia, la loro mano lunga degli usurai, che tramite la moneta in forma privata controllano tutto e tutti, aveva fatto presente queste problematiche, fatte presente anche dalla Commissione Europea, da Gentiloni. Ebbene, cosa è successo nella nottata? Probabilmente è arrivato da Bruxelles un cablogramma, un SMS, un MMS, un piccione viaggiatore, sarà arrivato un portaborse con
con scritto, con gli ordini dei padroni europei di Bruxelles, dei banchieri, e tutto è saltato, improvvisamente tutto è saltato. Ora la pensione a 1000 euro ve la sognerete, perché daranno il contentino, 30-40 euro in più al mese, fino a 600 euro, pensate un po', solo a quelli che hanno 75 anni andando verso la morte. Quanti anni possono campare? Poi il tetto a contante non si può, si parlava di 10.000, Bruxelles ha detto 10.000 l'utilizzo di contante si può, ma non per l'Italia, paese di evasori fiscali. Detto questo, evidentemente le cose sono cambiate e in Parlamento, nelle Camere in pratica, tutto deve essere discusso. Via il tetto a contante, non so se faranno 3.000, faranno 3.000 euro, lasceranno 2.000, chi lo sa, vediamo. Pensione, l'ho appena detto. Si può pagare anche il caffè con la carta di credito, così un caffè da 1,20 euro al barista costerà 1 euro di commissione, e naturalmente 1 euro di commissione costerà anche a chi ha ordinato il caffè ma è contento perché gli è costato 3 euro il caffè. Naturalmente è un po' esagerato, perché si parla di 10 centesimi a commissione, dipende adesso dai contratti che ognuno di noi ha. Comunque il costo è aggiuntivo, non è che risparmi, non è come all'estero che l'utilizzo della carta di credito non è tassata. Quindi voglio dire, tutto sta saltando perché il governo, questo governo, questo stato ex sovrano, non può fare nulla che non sia gradito alla BCE in primis, che con il controllo che ha sulla Commissione europea e con le banche nei vari stati, la Banca d'Italia in Italia, con l'utilizzo delle multinazionali che hanno fatturati più alti degli stati stessi, può gestire la vita, la nostra vita. Questa è la realtà, questa è la verità. Siamo governati da pifferai magici. E concludo rispondendo a quei beoti che mi rimproverano tante volte, avendo visto i miei video, che io dovrei stare zitto perché non sono andato a votare, e io invece parlo. Io ho il diritto di parlare, appunto perché prima di loro ho capito, grazie a tante esperienze di vita che Dio mi ha fatto fare, visto che siamo ancora qui alla nostra età, che siamo in pratica nelle mani di, appunto, dei pifferai magici, e quindi non mi sono fatto abbindolare, ipnotizzare da questi personaggi che raccontano tante favole a cui la gente ancora crede e appunto li va a votare, perché loro hanno bisogno del vostro consenso, del consenso dei beoti. Questa è la realtà, e quindi parlo. Sono coloro che hanno votato che dovrebbero stare zitti, perché ancora una volta col loro voto hanno legittimato il governo dei pifferai magici che da decenni ormai sta portando l'Italia, e non solo l'Italia, verso la rovina. Non contiamo più un cazzo, questo è il titolo finale, questo è il titolo finale. I popoli non contano più un cazzo, a meno che non devono fare gli interessi delle multinazionali degli armamenti, perché gli armamenti si creano ma vanno provati sul campo, e quindi per esempio questa guerra voluta da NATO e Russia non è altro che una eliminazione degli armamenti vecchi, perché altrimenti dove mettono le armi nuove? Hanno bisogno delle guerre per riciclare dal vecchio al nuovo. Un saluto a tutti, pardon.